Per te non si tratta solo di un affetto per la sua musica, ma anche di un affetto per Bach stesso, vero? Sì, è verissimo. Quando mi capita di introdurre dei giovani, degli adolescenti di una parrocchia a conoscere Bach, di solito non mi soffermo tanto sui dettagli generali della vita. Dico sempre quelle poche cose che hanno colpito me per primo. È stato uno dei giganti della musica mondiale di tutti i tempi, e questo per lo più si sa. È stato un padre di famiglia eccezionale ed un marito tenerissimo. E già su questo aspetto si glissa abbastanza, anziché metterlo nella giusta luce. Ma pensiamo un attimo a quale crisi sta affrontando oggi la dimensione della famiglia. E pensiamo a che modello invece si può trovare in Bach sotto questo aspetto. E poi è stato un uomo veramente, veramente eroico per la sua fede in Cristo, nonostante le molte batoste che gli sono state inflitte dalla vita. Avremo modo di accennare a questo aspetto tra poco. Posso farti una domanda che sicuramente molti giovani delle parrocchie di oggi ti vorrebbero fare? Certo. Cosa ne pensi tu, da studioso di musica e da amante di Bach, di questi gruppi parrocchiali che suonano le messe con le chitarre? Sì, dopo che ti avrò risposto, naturalmente tu mi fai trovare la scorta armata antilinciaggio qui fuori, vero? Ovviamente. Ma guarda, la questione è un pochino più delicata di così. Non si può liquidare semplicemente con un "che schifo questo vecchiume dell'organo" oppure "che schifo queste chitarre suonate così durante la messa". Questo perché si entra nel delicato problema del linguaggio e poi, anzi, forse soprattutto, in quello del mondo dei giovani, in base alla loro storia personale e anche al contesto sociale in cui vivono. Prima di tutto, quindi, è una questione di linguaggio. Eh sì. Penso che a nessuno di noi verrebbe in mente di andare in discoteca, formare un bel gruppetto e mettersi lì a cantare un canto gregoriano o una polifonia di Palestrina o un canto liturgico, moderno o tradizionale che sia, no? Sicuramente. Questo perché? Perché non è il linguaggio musicale adatto a quell'ambiente e a ciò che ci si vive. È la stessa identica cosa per la Chiesa, in quanto ambiente, e per ciò che ci si vive, cioè la liturgia. Quindi alla base di tutto sta il capire che cosa sia la messa. Hai ragione in pieno. Ora, se io penso che la frazione del pane, l'Eucaristia, la Santa Messa, è il Signore che si immola, che si offre per il perdono dei peccati in un atto sublime e perfetto di amore, sarà necessario un linguaggio musicale adatto ad un simile abisso di grazia. Ci vorranno musiche che favoriscono l'incontro del popolo di Dio e del singolo fedele con questo Dio, grande, onnipotente, altissimo, ma che è anche il Dio che si è chinato teneramente sull'umanità e che l'ha redenta, immolando il suo corpo e versando il suo sangue. E non gli è bastato. Ha lasciato nelle mani della sua Chiesa questo sacrificio sublime, il dono più perfetto dell'amore di Dio per noi. Pensiamo al centro della messa, la preghiera di consacrazione. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Questo è il mio sangue versato per voi. Ci vuole un linguaggio musicale che esprima questa grandezza che la Chiesa celebra. Esatto. E per far questo, si badi bene, non si dovranno usare sempre solo musiche castigate, severe o altissime, anche perché le nostre assemblee liturgiche sono piuttosto variegate. Ci deve essere anche un'attenzione pastorale, e su questo non si discute. Quindi, a seconda del genere di assemblea celebrante, si potranno scegliere canti e musiche più semplici e scorrevoli. Però si badi bene, semplici non significa musiche banali, sciocche, stucchevoli o sentimentali. Di qui il secondo aspetto, i giovani nelle parrocchie. Che sono una ricchezza, anzi una enorme ricchezza, perché è innegabile che i giovani delle parrocchie sono il futuro della Chiesa. Però,
con molto garbo e con molto tatto e senza voler mancare di rispetto a nessuno. Se prendiamo questi giovani e uno per uno domandiamo: che cos'è l'Eucaristia? Che cos'è la Messa? Cosa significa presenza reale del Signore Gesù nell'Eucaristia? State tranquilli che si avranno le risposte più disparate, ma dubito che si avranno le risposte contenute nel Catechismo. Per non parlare della competenza musicale. È un altro punto delicato, perché se prendiamo questi ragazzi e chiediamo: quanti di voi sanno leggere decentemente il rigo musicale in chiave di violino e non soltanto delle sigle di accordi scritte sopra le parole che si trovano nel libro dei canti? Quanti di voi hanno studiato solfeggio e lo praticano con un minimo di decenza? Qui di solito scende un po' di imbarazzante silenzio. D'altra parte non si può nemmeno farne una colpa ai ragazzi, intendiamoci. Ci sono nati in questo tempo culturale così disastrato. Essere intransigenti, bacchettoni, rigidi, alla fine secondo me serve a poco e non porta frutto. Secondo me porterebbe più frutto certe determinate cose, anche della ricchezza musicale, strutturarle e darle con una proposta pastorale convincente, non con una imposizione autoritaria e unilaterale. Però bisogna pure avere il coraggio di far capire che la buona volontà di cantare e suonare sia preziosa, buona, giusta, ma che non basta a fare qualcosa di decente, no? Fai un po' tu. Chi andrebbe a farsi operare da un medico che non è laureato in medicina? O chi andrebbe a farsi assistere in un processo da qualcuno che non ha mai studiato legge? Nessuno. Ha maggior ragione quando si tratta della liturgia, la fonte, il culmine della vita cristiana. In liturgia non si può essere pressappochisti, approssimativi alla buona, perché la liturgia è il veicolo delle grazie più grandi che il Signore ci ha dato e ci ha lasciato. E nella liturgia bisogna dare il meglio di cui si è capaci, e questo non solo per la gloria di Dio, ma anche per il bene delle anime. Si arriva così all'uso della chitarra. Ti dirò una cosa che forse non ti immagini che un organista possa dirti. Eppure guarda, ne sono convinto con tutte le forze. La chitarra è un bellissimo strumento, purché certamente sia suonata da chi ha almeno un po' di studi alle spalle e ha maturato un minimo di profilo artistico. Una chitarra classica, per esempio, può tranquillamente sostenere un solista, un piccolo coro, con un morbido tappeto di arpeggi. Può anche accompagnare il canto dei salmi e può suonare da sola pagine struggenti, adattissime per la preghiera. Ovviamente occorrerà rinunciare a ritmi incalzanti, chiassosi, burrascosi che vanno per la maggiore. E che, diciamocela tutta con buona pace di tutti, non sono ritmi molto adatti a farci stare in santa pace con Dio e davanti a Dio. Perché se è vero che il gregoriano non è adatto alla discoteca, è vero anche il viceversa. Per questi motivi l'organo è lo strumento più adatto. Ti dirò, la chitarra ben suonata, al pari dell'organo, riesce a creare un raccoglimento meraviglioso e a dare una profondità timbrica straordinaria. Il problema è che è piuttosto difficile nelle nostre comunità che nei gruppi di canto si valorizzi chi studia davvero. In questo bisognerebbe farsi tutti un esametto di coscienza e riconoscere che forse si manca un pochino di umiltà, oltre che di ascolto di quanto la Madre Chiesa ci domanda riguardo alla musica sacra, nelle rubriche e nei suoi documenti. Perché uno studente di chitarra classica sarebbe in grado di dare tanto alla preghiera del popolo? Assolutamente. Basterebbe avere l'occasione di sperimentarlo.